Con Invest in Napoli è il momento di Giuseppe Di Vittorio, un altro che gioca in casa. Ciao Giuseppe. Ciao Giacomo e ciao a tutti coloro che ci seguono da casa. Allora, dovete sapere che qui ci sono le interviste registrate, poi c'è lo streaming live e ovviamente allo streaming live al timone c'è proprio Giuseppe Di Vittorio che parla, intervista e collabora insomma con i trader, gli analisti che intervengono, fanno vedere un po' di operatività. Siamo più o meno a metà giornata, quindi ti chiedo insomma cosa ti ha colpito di più fino a questo momento? Ma soprattutto gli interventi sui certificati di investimento. Certificati di investimento. Perché dobbiamo dire che il trading è complicato, cioè molto spesso si perdono soldi invece che guadagnare, non è una cosa affatto semplice. Chiunque si è cimentato con questo tipo di attività, e invece i certificati di investimento consentono, ti danno la stessa emozione che ti può dare l'adrenalina, che ti può dare il trading, perché uno che c'è un certificato di investimento di norma si va a vedere l'azione, quello che ha fatto il giorno prima o il giorno dopo. Ti crediamo, perché poi tu quanto adrenalina sai trasmetterla e la ricevi anche, quindi ci fidiamo. È interessante questo aspetto, però dall'altra parte non sei protetto da queste barriere molto enormi, cioè il titolo dovrebbe avere il 50% per mandare all'aria, può succedere. E quindi sono strumenti che assolutamente sono di più di condivisione, nel senso che molto spesso chi fa trading, o se qualcuno mi chiede a me, io voglio fare il trading, la prima cosa che gli dico: oh, stai attento, fai la demo, mi raccomando, perché ti levano i soldi, te li levano, cioè tutta la gente che vedi qua è tutta sono tutti pescicani. E invece con i certificati di investimento uno trova con più facilità dire e consigliarlo, quindi fatelo questo certificato di investimento, che magari guadagni anche l'1% al mese, che non diventi ricco con l'1% al mese o facendo il 4-5%, però lo stesso hai dei rendimenti, che extra rendimenti che il mercato di banalmente un BTP, un titolo di Stato, che è un investimento diciamo così banale senza rischio, non ti offre. Accanto a questo abbiamo visto la presentazione di un nuovo broker che è capital.com, e che è un'offerta in più sul mercato, che è una buona proposta soprattutto per chi vuole fare le criptovalute. E poi ancora abbiamo visto la presentazione invece di un altro broker che fa mercato regolamentato, che è WeBank, che ha fatto vedere la piattaforma di trading. Il pomeriggio continuerà con Spectrum, che è una piattaforma alternativa al mercato azionario, dove si possono scambiare strumenti finanziari sempre certificati, ma certificati particolari a leva fissa. E poi avremo altri trader che verranno a parlare. Certo, la giornata mi piace come alternativa, perché ovviamente non tutti possono venire qui a Napoli per impegni o per particolari condizioni, invece da casa comodamente si guardano e si guardano la giornata. I contenuti poi sono gratuiti, e questo ovviamente non dispiace. Ecco, questo nostro settore c'ha tanti difetti, è molto pericoloso e scivoloso. Però questa è una cosa bella, che la maggior parte delle cose che vedi c'è tanta roba gratuita ed è raro anche venire a un evento di questo tipo. Solitamente tu a tutte le fiere paghi un biglietto, 10 euro, 20 euro, qui entri liberamente e gratuitamente. Questo secondo me è forse la parte della finanza, perché la finanza si divide in due tipi: la finanza quella popolare e quella dei grandi, no? Le grandi major, banche di investimento eccetera. La cosa bella di questa finanza è che è una finanza popolare, è accessibile a tutti. Beh, il solito volo planare, diciamo così, a 360 gradi con Giuseppe Di Vittorio. Grazie ovviamente e buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi e buon divertimento con le interviste.